Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratterò l'argomento di un grande pedagogista tedesco che operò tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Sto parlando infatti di Georg Kirchsteiner, che fu un maestro laureato in matematica, ma che non si occupò soltanto di insegnamento, ma anche proprio della riforma delle scuole all'interno della sua città d'origine, e cioè Monaco. Kirchsteiner nacque nel 1854 a Monaco di Baviera e morì sempre nella sua città, appunto a Monaco di Baviera, nel 1932. E intraprese studi, come dicevo, scientifici, sia di matematica che di fisica, presso proprio l'Università di Monaco e poi divenne maestro, ma non solo questo, anche consigliere scolastico proprio all'interno della sua città. Insegnò queste discipline scientifiche a Norimberga, quindi matematica e fisica, e poi, come dicevo prima, fu nominato consigliere scolastico a Monaco e portò avanti una vera e propria riforma della scuola, che comprendeva proprio la riforma, delle scuole post-elementari e delle scuole popolari, incentrate su quelli che erano gli interessi del fanciullo e sul lavoro manuale, come strumento di educazione. Questa riforma poi si attua nel 1906 e ad ispirarlo non furono soltanto tutte le esperienze pregresse che ebbe come maestro e come insegnante, ma anche tutta quella pedagogia attiva e quel filone della pedagogia attiva che aveva visto la luce grazie a Dewey. Kirchsteiner poi riportò tutte queste sue idee pedagogiche all'interno del suo scritto più famoso, Il concetto della scuola di lavoro del 1912, che divenne un po' un punto di riferimento proprio per tutti i pedagogisti europei del tempo. L'idea di base da cui parte l'autore nel suo piano pedagogico è proprio il concetto di lavoro. Lavoro inteso come forma essenziale, come base per qualsiasi cosa e anche come legge fondamentale da un punto di vista culturale. Infatti l'autore ci dice che tutte le arti, le scienze, le istituzioni economiche e politiche sono state create dall'umanità e quindi dall'uomo e oggettivate dall'uomo proprio attraverso il lavoro. Di conseguenza l'autore non conferisce al lavoro soltanto un mero aspetto pratico, manuale, eccetera, ma anche e soprattutto un aspetto etico, un aspetto morale del lavoro. Quindi, al fine di favorire un'integrazione sociale tra individuo e stato di appartenenza, diventa fondamentale lavorare fin dai banchi di scuola, e cioè fin dai banchi di scuola portare il concetto di lavoro, un lavoro che sia utile, un lavoro che sia non spontaneo ma strutturato, proprio in funzione di quello che sarà appunto questa sorta di integrazione. Kirchsteiner quindi poi ci spiega il suo modello, il suo metodo che va attuato a livello pratico all'interno di tutte le scuole in 6 punti fondamentali. Il primo punto fondamentale è quello che gli aspetti del lavoro che vanno tenuti in considerazione in tutto il processo pedagogico sono 3, e cioè l'aspetto fisico, l'aspetto spirituale e l'aspetto pedagogico. Il secondo punto è che l'insegnamento si deve incentrare su dei bisogni concreti che provengano proprio da ogni singolo alunno e da ogni singolo individuo e quindi che vadano poi a favorire un apprendimento di tipo profondo, al contrario della scuola tradizionale che invece cercava di creare artificialmente degli interessi negli alunni. Il terzo punto è quello che durante l'attività pratica, l'attività lavorativa, lo spirito deve mantenere un atteggiamento di obiettività, cioè deve essere rigoroso e deve essere finalizzato a quello che è poi l'obiettivo concreto di ciò che stiamo realizzando. Il quarto punto fondamentale è quello che la pedagogia individuale e la pedagogia sociale devono coincidere in un unico intento. Il quinto punto è che il fine dell'educazione deve far coincidere 2 aspetti fondamentali, e cioè il fine utilitario, che è quello proprio dell'utilità personale, con il fine etico che è quello dell'utilità sociale. E poi il sesto punto è che la scuola di lavoro è divisa in 3 fasi fondamentali. La prima è una fase di progettazione che viene detta fase inventiva, la seconda invece è una fase di realizzazione che viene detta fase esecutiva e la terza è una fase di autocritica dove ci si confronta appunto con il lavoro avvenuto e dove si fa una sorta di autocritica per migliorarsi in funzione dei prossimi obiettivi. Quindi per l'autore diventa fondamentale dare veramente un valore al lavoro che si sta compiendo, che non può essere considerato un semplice fare qualcosa o un semplice gioco. In pratica questo significa che dando un valore così importante al lavoro, proprio coerentemente anche al pensiero tedesco del tempo, ciò implica che il lavoro diventi proprio un'estrinsecazione di un progetto.
e un'oggettivazione fisica di un qualcosa che nasce da un punto di vista spirituale. Questo significa che per quanto poi sia importante la fase di realizzazione di ciò che stiamo facendo e quindi la concretizzazione di quella che è stata invece la fase di ideazione, diventa ancora più importante il pensiero che c'è dietro e quindi il discorso appunto dell'ideazione del progetto. Perché questa fase di ideazione ha già un valore intrinseco che poi verrà esplicitato con la realizzazione del progetto stesso. Questo per l'autore significa proprio che un lavoro, per essere considerato valido da un punto di vista pedagogico, non può essere un lavoro meccanico fino a se stesso, ma deve rispondere anche a tutto un pensiero, a una vita spirituale che è a esso connessa. Quindi un lavoro pedagogico è un lavoro connotato di un certo valore che riesce in qualche modo a riempire il nostro spirito. Bene, con questo discorso sulla scuola basata sul lavoro, con i tre momenti di cui abbiamo parlato e i sei punti di attuazione pratica del metodo di Kirchensteiner, il mio video di oggi è finito. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo alla prossima.